quanti di voi hanno perso almeno una chiavetta USB durante la loro vita? Io ormai non le conto più, ne ho perse proprio a bizzeffe ed ogni volta cerco di comprarne una un po' particolare, o magari per la forma a forma di pinguino, a forma di chitarra, quelle robe lì, oppure un po' più o un po' meno tecnologica. Questa volta ne ho voluta comprare una che avesse un ottimo set di caratteristiche, insomma che mi permetta di tenerla ed utilizzarla per molto tempo, diciamo per i prossimi magari anche 5 anni, anche se ovviamente purtroppo la perderò prima. Certo, fare un video su una chiavetta USB può sembrare ben poca cosa, ma questa SanDisk Ultra Dual Drive secondo me era interessante e per questo ve ne voglio parlare. Innanzitutto io l'ho comprata nella versione 64 GB che trovate su Amazon in questo momento, vi lascio il link qua sotto in descrizione, a 30 euro esatti. Questo modello della SanDisk Ultra Drive esiste da 16 GB, da 32, da 64 e anche da 128, però secondo me la versione 64 era quella che aveva, diciamo, la miglior convenienza. Infatti 16 giga costa 15 euro, 32 giga costa 25 euro in questo momento, 64 giga 30 euro, quindi solo 5 euro di differenza, mentre invece la 128 giga costa, mi sembra, addirittura 70 euro circa. E giustamente voi mi direte: ho capito, ma perché devo pagare 30 euro una chiavetta USB che ormai si trovano a meno di 20? E io vi dico perché questa chiavettina qua in particolare è duale, ovvero ha la possibilità di connettersi via USB di tipo A oppure USB di tipo C, quindi sia per il vostro nuovo MacBook 2016 se ne avete la possibilità di averlo, ma magari anche con il vostro cellulare, ed è proprio questo uno dei motivi per cui io l'ho comprata. Inoltre questa è una chiavetta USB, e fin qui ci siamo, ma di generazione 3.1, quindi dalla velocità veramente elevata. In lettura arriva, e questo è un dato che ho verificato io stesso, vi faccio vedere qui al posto del mio faccione uno speed test di Blackmagic, arriva addirittura a 150 megabyte, attenzione, non megabit, megabyte al secondo, mentre in scrittura si assesta intorno agli 85 megabyte. Quindi insomma, quello che mi ha attirato a comprare questa chiavetta in particolare invece che altre è stato proprio il fatto che io magari faccio così, la inserisco nel mio portatile, perché il mio vecchio MacBook Pro 2015 non ha l'USB-C, quindi la inserisco col connettore standard, mi copio, che ne so, un film, una fotografia, quello che mi pare, poi tac, prendo il mio cellulare e la inserisco nel cellulare, e da qui magari se sono in viaggio posso guardarmi appunto il film che ci ho messo sopra senza dover trasferire magari via wifi o passando da qualche servizio Google, Dropbox eccetera, magari file anche di una certa dimensione, quindi appunto un film che può essere tranquillamente attorno ai 4 GB. C'è solo una limitazione che io ho riscontrato nel fare questo tipo di utilizzo, ovvero per farla leggere dal cellulare, perlomeno dal mio Nexus 5X, devo formattare la chiavetta in FAT, quindi con questo file system qui non si possono creare o non si possono copiare all'interno della chiavetta file più grandi, appunto proprio di 4 GB. Se invece avete da trasferirci all'interno file di grandissime dimensioni, che ne so, 10 GB, dovrete allora formattarla con un altro file system, magari, che ne so, prendiamo per esempio l'exFAT, che permette di creare file molto più grandi, ma per contro lo potrete utilizzare sì chiaramente dal computer, ma invece non dal cellulare, perlomeno non su questo. Magari se avete il cellulare rootato, allora forse c'è qualche modulo aggiuntivo che vi permette di farlo, in questo momento sul mio di default non funziona. Quindi giusto per ricapitolare, facciamo un po' di pro e contro. Sicuramente tra i pro c'è la possibilità del doppio connettore, che ci dà sia la compatibilità al passato ma anche la compatibilità al futuro. Inoltre è chiaramente il pro è la sua velocità e la sua capienza, anche diciamo rispetto al prezzo, nonostante sia magari un pochettino cara. I contro invece sono il fatto che è tutta plasticosa tranne questa piccoletta placchetta di metallo, ma che non ci dà nessuna sicurezza. Ci sono i buchini qua sopra che magari voi non riuscite a vedere bene per infilare un laccetto, ma il laccetto non è incluso nella confezione, e inoltre i due connettori non sono protetti in nessun modo, quindi se per caso vi cade un po' d'acqua o qualsiasi cosa, o anche solo la sabbia, per esempio io che vivo al mare, la sabbia si infilerà qui dentro e sarà un disastro. E io l'avrei voluta vedere completamente
completamente in metallo e con la possibilità, insomma, di chiudere i due connettori per averli più protetti possibile. Magari anche IP67, IP68, insomma, impermeabile all'acqua. Inoltre vi dico un dato che secondo me non è né un pro né un contro, perché per me non è un problema: la chiavetta non ha un LED che ci indichi l'attività. Per esempio, se sta leggendo o scrivendo, di solito c'è un LEDino che lampeggia e su questa non c'è, quindi può essere un pro. Per esempio, se ce l'abbiamo attaccata mentre stiamo guardando un film, non vogliamo che lampeggi in continuazione, può essere un contro, perché magari terminata un'operazione, sapete che le chiavette, magari il sistema operativo vi dice che è terminato ma la chiavetta ancora sta facendo qualcosa e noi non ce ne accorgiamo. Ma detto questo, credo di avervi raccontato tutta la mia esperienza con questa bella, dai, carina chiavettina USB. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, non so, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video magari con un vostro amico che sta cercando un prodotto simile. Io passo e chiudo, ma ci vediamo sempre presto qua sul canale. Ciao a tutti!